ha establecido Oscurati con sus lectores mexicanos una especie de conexión, quizá porque lo que narra la historia efectivamente de Mussolini y la historia de la Italia de la posguerra nos dice mucho sobre el populismo contemporáneo y sobre cosas que ocurren en México. En cualquier caso, me siento son felicísimo de retrovarme con la Fil con te. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. È stato pubblicato poche settimane fa il tuo secondo volume, L'ombre della provvidenza di M. Il primo volume, Antonio, incomincia con il fiasco elettorale, no? Incomincia San Sepolcro e finisce con la croce del potere, no? Mussolini, un personaggio che riesce a sedurre l'Italia. Questo secondo volume, qual è l'arco cronologico di questo secondo volume, Antonio? Allora, questo secondo volume prende le mosse dal punto esatto in cui si era interrotto il primo, vale a dire da gennaio del 1925, e arriva fino all'ottobre del 1932. Racconta, diciamo così, gli anni centrali del potere mussoliniano e del regime fascista. Se nel primo volume si raccontava in qualche modo la rivoluzione, tra virgolette, la conquista del potere di questa banda di giovani, perché erano giovanissimi, violenti, irresistibili e brutali fascisti che travolgevano il vecchio mondo, diciamo così, in questo volume raccontiamo invece cosa diventano quei ragazzi violenti nel momento in cui entrano nelle stanze del potere e invecchiano presto, velocemente, all'ombra del potere. E Mussolini è un personaggio particolare, quando lo si vede in retrospettiva sembra un po' losco, un po' rozzo, gli puzzano i piedi, insomma è un tipo che ha poi un atteggiamento arrogante, come se fosse un guapo, ma finalmente se la cava per sedurre, non direi tutta l'Italia, Antonio, ma quasi tutta. Sì, io lo dicevo anche in occasione della nostra precedente conversazione. Beh, Mussolini, come altre grandi figure della politica dello scorso secolo, è stato oggetto di un equivoco. Spesso lo si è dipinto come un personaggio comico, ridicolo, ed era anche questo. Ma se uno si limita a vederne gli aspetti comici o ridicoli, che appaiono tali a noi oggi, non coglie quella che è stata la forza travolgente di questa figura, anche la sua capacità di innovare, di trasformare la politica, di intuire ciò che la politica sarebbe diventata nell'epoca delle masse, quella che ancora noi oggi stiamo vivendo. E quindi non bisogna mai trascurare il fatto che Mussolini sicuramente violentò l'Italia, le fece violenza, ma come dice giustamente lei, o come dici tu, la sedusse anche, la sedusse, e la sedusse con una, nonostante questi suoi tratti rozzi, elementari, da figlio del popolo, quale lui era e di cui lui andava fiero, la sedusse con un tipo di seduzione che dura a lungo e che io dico sempre essere la seduzione tipica del leader populista. Mussolini fu il fondatore del fascismo, non c'è dubbio, ma fu anche l'inventore di una tipologia di leadership che noi oggi definiamo populista sovranista e che dura ancora. Se posso permettermi, dimostrarsi anche a volte rozzo, grossolano, no? Politicamente scorretto, questo è un tratto tipico della leadership e della seduzione populista. Lui lo faceva intenzionalmente, perché era un modo di comunicare con la gente e di dire alla gente noi siamo quello che siamo. Sono genuino, sì. Sono genuino, no? Facciamola finita con questo vecchio teatro del potere, di questi uomini che si vogliono così elevati, così superiori e che invece poi sono dei malfattori, no? Noi siamo, lui diceva questo, io sono il popolo. E chi non è con me è contro il popolo. Questo è il populismo.
Io sono il proprio Mussolini all'inizio un socialista, poi appare come un personaggio così un po' sperduto, ma ha un istinto politico particolare e ha un arsenale quasi principesco. Antonio sa minacciare, sa lusingare, sa, diciamo, sedurre, sa mentire, ma i suoi elementi principali, cioè per capire la complessità del progetto politico, sono la violenza, e cioè il manganello, e dall'altro fianco c'è la parola, no? Il Popolo d'Italia, il giornale, Antonio. Esattamente, Mussolini nasce come giornalista, questo non può mai dimenticare, e lui opera prima una rivoluzione nel linguaggio giornalistico, quando nel 1912 ancora viene chiamato a Milano a dirigere il giornale del Partito Socialista, l'Avvenire, che era una bandiera, un simbolo del socialismo. E lui, appena arrivato, spazza via tutto il linguaggio giornalistico del passato, che era un linguaggio colto, ottocentesco, fatto di proposizioni subordinate, coordinate, e inizia con una lingua molto semplice, brutale, diretta, frasi fatte di verbo, soggetto, complemento oggetto, che ogni frase è uno slogan, che dicevano sempre io prometto, io affermo, io minaccio. E poi lui porta questa rivoluzione, diciamo così, nel linguaggio della politica. Lei o tu dici molto bene, nel senso che lui aveva due registri fondamentalmente. Quello della violenza, dello squadrismo, dell'omicidio politico, e dall'altro però quello della... L'umiliazione, sì. L'umiliazione, perché questo gli consentiva di giocare su due tavoli, no? Da un lato scatenava la violenza, e dall'altro... diceva: io posso essere l'unico a salvare l'Italia dal dilagare della violenza, capite? E quindi da un lato colpiva con una mano e con l'altra mano prometteva di riportare l'ordine, di riportare la pace sociale. Sì, sì. I tuoi libri, cioè i tuoi romanzi, sono affascinanti e ci raccontano un po' la storia di quell'Italia del dopoguerra, no? E si vede che l'Italia di Giolitti era già una nazione, ma Stato, proprio Stato, non c'era, no? Il fascismo è la promessa di stabilire uno Stato, era, diciamo, lo Stato liberale, lo Stato del dopoguerra, una specie di nave allo sbando, Antonio, e sembra un po' difficile di capire a quella classe politica che non capiva che stava per morire. Mi sembra anche ammirabile il fatto che Badoglio diceva che con tre colpi di spingarda e due cannonate il fascismo crollava, e invece non crollò. Sì, 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 sì. Questo fu detto da un uomo, Badoglio, che poi fu una delle colonne portanti del regime fascista. E la cosa incredibile è che Badoglio, che prima vide con disprezzo la fragilità militare, no, del fascismo, perché se effettivamente l'esercito su ordine del re si fosse opposto ai fascisti, i fascisti non sarebbero mai entrati in Roma. Poi fu una delle colonne portanti del regime fascista, con incarichi importantissimi, e poi addirittura dopo che il regime cadde nel 1943, a lui l'Italia si affidò con il governo Badoglio per superare il fascismo. Questo è da un lato scoraggiante e triste, dall'altro però cosa ci insegna? Ci insegna che l'Italia, come molti altri paesi, soprattutto quelli latini, è una delle patrie di ciò che noi chiamiamo trasformismo, non so come si dica in spagnolo e in messicano, cioè questi uomini buoni per tutte le stagioni, che alla fine non abbandonano mai il potere, cambiano faccia, cambiano vestito, ma rimangono sempre al comando. E questo secondo volume... che racconta gli anni... la storia del gatto pardo, no? Esatto, esatto. Racconta gli anni della politica, gli anni in cui Mussolini afferma la propria dittatura personale come potere assoluto, sono anche gli anni del compromesso con tutte le istituzioni italiane, a cominciare dalla monarchia, dalla Chiesa, l'esercito, che dopo aver temuto e criticato il fascismo nella sua fase aurorale di nascita, vengono a patti con lui, stabiliscono un compromesso con il nuovo potere in maniera del tutto spregiudicata. L'uomo della provvidenza è una definizione di Mussolini che viene data addirittura dal Papa, non dall'ultimo.
dal Papa direttamente, ma la cecità di Badoglio la posso capire, ma c'è, il tuo romanzo è una miniera, una fonte inesauribile di pensieri, ma c'è anche di immagine, c'è un'immagine Teatro San Carlo, Napoli, in cui sta lì Mussolini sapendo che la mela è quasi matura e c'è lì Benedetto Croce. Ma posso capire Salandra, posso capire Antonio Giolitti, Fatta, anche il re, ma Benedetto Croce, per carità. Infatti, io ogni volta che vado a presentare il mio libro nel Sud Italia c'è sempre un professore che si alza e mi dice: scusate, il suo libro è molto bello e cose, però perché lei ce l'ha tanto con Croce? Perché tratta Croce? Allora, lo diciamo per gli amici messicani che non sono tenuti a conoscere. Benedetto Croce è stato un grande filosofo, uno dei più grandi intellettuali italiani del Novecento, un genio per molti aspetti. Ebbene, Croce, che era il capofila, il portabandiera del pensiero liberale in Italia in quegli anni e che quindi avrebbe dovuto avversare il fascismo, che era dichiaratamente illiberale, radicalmente, lui non capì niente del fascismo, pensò, si illuse, come molti altri liberali dell'epoca, di poter addomesticare questi giovani violenti, un po' rozzi, un po' sciocchi, pensò di poterli far entrare dentro il Parlamento e poi in qualche modo, come dire, addomesticarli alle regole della vita parlamentare. E alla vigilia della marcia su Roma, quando fecero l'ultima adunata di tutte le camicie nere che calarono su Napoli, al Teatro San Carlo, meraviglioso teatro d'opera di quella meravigliosa città che è Napoli, quando Mussolini tenne questo discorso molto forte, molto violento, Croce sorrideva e applaudiva. E quando i suoi allievi gli dissero: Don Benedetto, ma mi scusi, ma perché lei sorride? Non la sente la violenza, la brutalità di questi uomini? Lui con sufficienza disse: è teatro, è tutto è teatro, i politici sono sempre un po' teatrali, questo qui è solo più teatrale degli altri. Ma incredibile, sì, c'è il colloquio lì con Russo, è molto interessante il tipo di rapporto che si stabilisce con l'intellettuale. Quando penso a Croce penso anche tanti anni poi in Unamuno, no? Il suo rapporto con la Repubblica e con Franco, ma lasciamo stare Unamuno e torniamo all'intellettuale. Croce certamente lo considerava magari un buffone, ma con D'Annunzio, abbiamo parlato qualche settimana fa di D'Annunzio, che tipo di rapporto c'è tra Mussolini e D'Annunzio? Finalmente c'è anche un'immagine molto comica e tragica, quando Mussolini, che aveva questo istinto politico di cui abbiamo parlato, diceva: magari il poeta può scrivere Alcione e dire delle bellissime cose, ma di politica non capisce manco l'H. Qual è il tipo di rapporto? E raccontaci un po' su D'Annunzio, perché mi sembra un personaggio centrale, Antonio. Certamente. Allora, in principio D'Annunzio era il maestro, e Mussolini lo scolaretto, l'allievo, il suo emulo che cercava di in qualche modo emularlo, e moltissime delle invenzioni immaginifiche, linguistiche di D'Annunzio, dei suoi slogan, delle sue parole, dei suoi gesti, furono poi ereditati dai fascisti. Però molto presto, dopo la fine tragica dell'impresa di Fiume, i rapporti si ribaltano, e Mussolini, che all'inizio soffre molto l'autorità, il carisma, la leadership di D'Annunzio e lo tradisce, come tradirà tutti, non intervenendo a Fiume, poi diventa lui il maestro e D'Annunzio si ritira malinconicamente nel suo autoesilio di Gardone e diventa un elemento decorativo, diciamo così, a cui Mussolini concede del denaro di Stato per l'edizione della sua opera Omnia, delle prebende, in cambio del suo silenzio. Ma questo che fu un rapporto fondamentale per le origini del fascismo diviene poi una costante nel rapporto con gli intellettuali. Allora, non so, Leonardo, se tu hai notato che dei tanti personaggi che io seguo con delle sottrame, sono romanzi corali questi, Mussolini al centro, ma ci sono tante altre sottotrame che seguono le vicende di personaggi importanti. Io non ho scelto nessun intellettuale. C'è un motivo preciso, perché il ruolo che gli intellettuali ebbero nel fascismo è sempre stato sovrastimato dagli intellettuali, cioè da chi come me poi scrive la storia del fascismo, la studia. E quindi ho scelto di non dedicare spazio
tra gli intellettuali, nella convinzione che ci sia anche qui sempre stato un equivoco da parte degli intellettuali a proposito di figure come quella di Benito Mussolini. C'è spesso quel senso un po' di sufficienza, no? Di superiorità, come ebbe Benedetto Croce, nel dire ma sì, questi in fondo sono personaggi grotteschi, rozzi, un po' ridicoli, e l'intellettuale si sente superiore, e in questo manifesta in realtà una forma di stupidità, di cecità, perché non capisce la forza carismatica di trascinamento, di seduzione sulle masse che questi personaggi hanno. Ieri e oggi, quante volte noi guardando, per esempio, adesso non voglio, all'ex presidente degli Stati Uniti, noi intellettuali abbiamo detto, ah ma è incredibile, come può la gente seguire quell'uomo con questo stupido senso di superiorità che è una forma di incomprensione di che cos'è veramente la politica. Sì, sì, è molto interessante, e questo argomento vale anche per Pareto, che mi sembra un personaggio molto interessante. Io lo conosco più Pareto teorico, ma è vero che ha detto quella frase di adesso o mai o ora o giammai? Sembra di sì, ed è divertente il fatto che Mussolini, che non era affatto un intellettuale, ma che comunque era stato un giornalista, era stato un maestro di scuola, che faceva la fame come tutti i maestri di scuola. Un amico spagnolo una volta mi ha detto, non so se sia vero e perdonatemi la pronuncia, che in Spagna è proverbiale, era proverbiale un tempo la miseria, che c'è un modo di dire che dice tiene más hambre che un maestro di scuola o qualcosa del genere. Ecco, qua diciamo pobresor, che povero sor. Mussolini era stato un maestro di scuola che faceva la fame, che si toglieva le scarpe quando andava a scuola per non consumare le suole, poi le metteva prima di entrare in classe, e lui vantava il fatto di essere stato un allievo del grande cattedratico e teorico della politica, Pareto, durante un suo soggiorno in Svizzera, quando in realtà era un emigrante povero. E pare che fosse molto fiero del fatto che Pareto, guardando alla sua conquista del potere, vedeva in lui la realizzazione della sua teoria delle élite, no? E qui c'è un po' il complesso di inferiorità del Mussolini provinciale, maestrino di scuola povero, che riceve, diciamo così, l'investitura del grande professore. Quello che ha capito è il rapporto tra l'intellettuale e i politici. È molto interessante quando parli dell'arsenale retorico che è il fascismo, no? Un discorso semplice ma ecumenico, si parla della nazione, dell'impero, il destino glorioso, un senso d'appartenenza che mi sembra molto notabile. Ci sono degli inni, bandiere, giovinezza, faccetta nera, sarai romana, mentre che la democrazia, Antonio, ha un discorso tiepido, pallido, persino burocratico, noioso. Sì, guarda, qui c'è uno dei punti cruciali per capire cosa sia stato il fascismo e per poterlo raccontare oggi, che è quello che cerco di fare io, e di che cosa sia ancora oggi il populismo. Ed è questo: il fascismo, così come il populismo, rappresentano una promessa di semplificazione della insopportabile complessità della vita moderna. Gli individui nel secolo scorso e ancora più oggi, soprattutto le persone comuni, i piccoli borghesi, si sentono schiacciati, no, dalla infinita complessità della vita moderna. Pensiamo noi di fronte a questa pandemia, le informazioni dei medici, gli scienziati, le multinazionali, e l'impossibilità di orientarsi in questo mondo così complesso e così oscuro. I fascismi e i populismi arrivano e dicono la realtà è molto più semplice, io la semplifico per te, io a costo della violenza e della brutalità renderò tutto più semplice, c'è un unico nemico, no? In quel caso erano i socialisti, oggi si trovano altri nemici, e tu non devi averne paura, devi odiarlo. E puoi essere sicuro che io starò al tuo fianco in questa lotta. Ecco la promessa di una brutale semplificazione dell'insopportabile complessità della vita moderna. È di un'efficacia formidabile. A noi intellettuali sembra una cosa rozza, sciocca, ma in realtà è una strategia molto efficace, sì. Formidabile.
Sì, incredibile. Il tuo romanzo è di una qualità straordinaria, hai scritto un capolavoro, originalità, il primo romanzo su Mussolini ha dell'obiettività perché ci racconta un passato senza pregiudizi, poi il giudizio lo fa ciascuno e ci fa riflettere, no? C'è questa riflessività che ci permette di capire anche, di pensare, no? Ai tempi moderni. Ma dimmi una cosa, nella particolare cartografia sociale di Mussolini, lui parlava degli indifferenti, degli amici e dei nemici. Aveva degli amici? C'è il caso che tu racconti, mi sembra molto interessante, di Pietro Nenni. Aveva degli amici Mussolini? Ebbe ovviamente Mussolini degli amici in gioventù. Il caso di Nenni è molto suggestivo, tant'è che io quando mi imbattei nelle pagine delle memorie, poi è stato uno dei più importanti leader del socialismo italiano, della resistenza anche nel dopoguerra, in cui lui racconta il loro ultimo incontro a Cannes sul lungomare in una notte, quando ormai i due ex amici erano già passati su fronti opposti. Io da romanziere sono saltato sulla sedia perché è una scena che nessuno avrebbe potuto inventare, no? Però la cosa secondo me interessante è che in questo secondo volume, quando racconto il Mussolini che ormai diventa dittatore, che stabilisce una forma di potere personale assoluto, lui ripeterà spesso: io non ho amici, non mi posso permettere nessun amico. Infatti in questi anni che racconto nel secondo volume, lui è uno degli aspetti per me più affascinanti da romanziere della sua figura. Lui si incammina consapevolmente verso una solitudine assoluta, che è la solitudine del potere. L'unica persona che gli rimane veramente vicina tra i collaboratori, a cui lui consente di entrare, diciamo così, nella sua intimità, è il fratello Arnaldo, di cui si fida ciecamente. Riguardo agli altri non si fida di nessuno, sa di non potersi fidare di nessuno, e il destino interviene, perché alla fine degli anni 20, al principio degli anni 30, una malattia improvvisa gli porterà via l'unico amico, suo fratello Arnaldo, e quindi lui si consegna alla solitudine assoluta, e io credo che quella sia la solitudine del potere, perché al di là di Mussolini questo ciclo di romanzi è un racconto, credo, del potere anche nei suoi aspetti più universali. I tuoi romanzi si declinano al maschile, naturalmente, come era quel periodo. C'è Rachele, sua moglie, c'è Ida Dassler, ci sono tante prostitute ignote, c'è Margherita Sarfatti e poi verrà Petacci, no? Claretta Petacci. Ma qual è stato il rapporto che aveva il cosiddetto Duce con le donne, Antonio? Con le donne? Aveva il rapporto che la cultura, o meglio la sottocultura fascista, prevedeva, nel senso che le donne erano per i fascisti una terra di conquista, no? Come una trincea da prendere d'assalto, da sottomettere alla propria volontà, al proprio piacere, e senza nessunissima considerazione, anche nel rapporto sessuale, dell'esperienza erotica da parte femminile. Questa è una cosa che io spesso spiego ai ragazzi per fargli capire quanto alla fine l'uomo fascista sia lontano da come ci siamo evoluti in seguito. Mussolini scrive uno dei pochissimi appunti che lui ha lasciato di suo pugno, risalgono agli anni 20, e in questo lui dice: nessuna donna potrà mai dirsi soddisfatta dall'intimità con il sottoscritto. Perché io, pochi minuti dopo averla posseduta, vengo irresistibilmente attratto dal mio cappello. All'epoca gli uomini indossavano sempre il cappello. Cosa ci sta dicendo? Che lui, un attimo dopo l'atto sessuale, non vede l'ora di andarsene. Ma lo dice vantandosi del fatto, vantandosi, che nessuna donna potrà mai essere pienamente soddisfatta dall'andare a letto con lui. Ora, questo dal nostro punto di vista è quasi una dichiarazione di impotenza, no? Ma dal punto di vista dell'uomo fascista, che non teneva in nessuna considerazione il piacere da parte della donna, la donna doveva essere solo uno strumento per il piacere maschile, nel più breve tempo possibile, è un motivo di vanto, di orgoglio.
Incredibile. Tranne magari Sarfatti, no? Che ha fatto, e Margherita, cioè un percorso particolare nella sua biografia. Eh sì, Margherita Sarfatti è una figura in qualche misura straordinaria perché è l'unica donna che Mussolini abbia amato prima di Claretta Petacci ed è stata una donna a cui Mussolini doveva moltissimo, perché Margherita Sarfatti, che era una raffinatissima intellettuale, un critico d'arte, una grande collezionista, veniva dalla borghesia colta e ricca, prima veneziana e poi milanese. Fu la donna che lo dirozzò, che quando lui era un giovane irruento, arrivato dalla provincia, gli insegnò le buone maniere, a stare in società, gli contribuì a dargli una cultura. All'inizio gli scriveva i discorsi. Quindi Margherita Sarfatti, lui deve molto a Margherita Sarfatti. E io in questo secondo volume racconto quello che secondo me è uno dei gesti tra i tanti più meschini di Mussolini, e cioè il giorno in cui lui, dopo aver fatto attendere 2 ore in anticamera Margherita Sarfatti, la umiliò non ricevendola neanche. Molto interessante. L'ombre della provvidenza, l'uomo della provvidenza, il secondo volume di questo romanzo d'Antonio Scurati. Ma l'ho detto prima, mi sembra un romanzo straordinario. Antonio, mi consenti di parlare spagnolo finalmente para decirle a todos quienes nos acompañan en la FIL que es la lectura de Antonio Scurati, además de ser de una belleza increíble. Yo lo he leído en la versión española, supongo que en el italiano es palpitante, es de una calidad enorme, además, como decía, es profundamente original y es un libro que tiene muchísimos reflejos, muchísimos elementos de reflexión sobre la condición humana, sobre la naturaleza del populismo, sobre los vínculos entre discurso político y movilización, la estructuración de un partido que tenía más de movimiento y cómo una nación se va rindiendo efectivamente a un personaje como Mussolini. Libro pues notable desde el punto de vista de la calidad literaria. Además es sumamente entretenido. Yo creo que es algo que cualquier persona con una mínima disposición a la lectura disfrutará enormemente. Y es creo que uno de los empeños más gozosos que podemos tener, dedicarnos a su lectura, porque eso sí requiere tiempo. Son 2 volúmenes de una extensión verdaderamente notable, lo cual denota que Scurati trabaja y trabaja mucho porque está todo documentado. Es esta combinación de novela memorialística con muchos elementos de textos periodísticos y demás. Por tanto, de verdad me permito recomendar con amplitud su lectura. Ya está en librerías y quisiera agradecer nuevamente al Instituto Italiano de Cultura que ha organizado este coloquio y naturalmente a te Antonio Scurati por la fortuna de haber questo colloquio. No, grazie a te Leonardo, un saluto affettuoso a tutti gli amici messicani nella speranza di incontrarci presto di persona. Ci vediamo presto, Antonio Scurati, autor de este libro en esta gran aventura intelectual que es Biografiar el Fascismo. Hasta luego, muchísimas gracias. Yo soy Leonardo Curcio y de verdad les agradezco mucho. Sigan disfrutando de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que vale la pena. Hasta la próxima.